qui dove le anime dei peccatori sono torturate negli abissi del Tartaro, i gemiti e l'agonia dei dannati risuonavano forti nel profondo delle viscere degli inferi.
Kratos vide davanti a sé gli ultimi, antichi dominatori della Terra, i possenti titani. Sconfitti dagli dèi e incatenati negli abissi del Tartaro, soffrivano una pena ingiusta. Tale era il loro tormento, che tutti sapevano con quanta veemenza questi esseri immortali odiassero le divinità olimpiche. Look!
Per mano di Zeus, i titani erano stati legati e incatenati nella loro agonia per 1000 anni, senza alcuna via di scampo. Ora le catene che un tempo imprigionavano il titano Atlante erano spezzate e solo una domanda assillava la mente di Kratos. Chi oserebbe liberare tanto male? Thank you.
cura tu. Le mura del Tartaro non potranno fermare Atlante e non tratterranno nemmeno me. Gli dei hanno ovviamente pietà del loro schiavo. Mi sottovaluti, Caronte. Questa volta io non sarò così clemente. Dopo aver sconfitto Caronte, Kratos si avventurò negli abissi dell'Ade, avvicinandosi alla sua meta. In lontananza, la luce splendente di Elio illuminava tutti gli inferi. Ma qualcosa sulla sponda attirò la sua attenzione. E per Kratos fu quasi un'apparizione. Calliope! Vedendo sua figlia, Kratos capì che tutto quello per cui aveva lottato, tutto quello che aveva sempre desiderato, era ora raggiungibile. Gli anni di servizio agli dèi non avevano lenito il suo dolore né alleviato il peso del suo passato. E ora aveva trovato Calliope. Calliope!